Ok ragazzi, si riparte dalla Transfagarasan, dai piedi della Transfagarasan, per raggiungere oggi il nord, il confine con l'Ungheria. Per chi non conoscesse, l'Ungheria è lo stato più lungo d'Europa. Questa è una battuta e la lascio ragazzi, perché è l'Ungheria, vabbè, comunque si riparte e via. E via. Ancora in Romania. E vediamo come sarà oggi la tappa. Pratica sarebbero due tappe di transizione per arrivare a Budapest, dove resterò due giorni, oggi e domani, per non fare un'unica tappa di 600 km ho smezzato, diciamo 360 e 260, era più di 600 km, quindi la vacanza ancora non è finita. Oggi è giovedì. Guardate che bei posti! Eccoci qua ragazzi, dopo un breve tratto di autostrada, 60 km, ci ritroviamo a Alba Iulia, e qua dovremmo cominciare a fare una strada un po' più carina. Adesso vediamo un attimo dove ci porterà il navigatore. Alba Iulia. La strada qua inizia a diventare interessante ragazzi. Sono appena passato un tratto molto curvilineo. Siamo in quel di Taut. Ma che bello, che bel posticini qua. Comunque quando si passa nei paeselli così sembra quasi di tornare minimo negli anni 80. Gli anni d'oro di del Grande Real, gli anni del P-Days e di Real Mars, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni che belli erano i film, gli anni dei Ray Roger come jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo, siamo qui noi. Ma che belle strade!
Beh, devo dire, come strada 10 volte meglio rispetto alla Transfagarasan questa, visto che non c'è traffico. Asfalto bellissimo, sì, qualche imperfezione, ma poca roba. Bucium, Bucium, benvenuti Bucium, ma che spettacolo, faccio una bella foto qua, facciamo una bella foto a Bucium. Una strada davvero inaspettata questa, non pensavo così bella, davvero, ma che spettacolo. Immersi nella foresta qua, bello. Ragazzi, cosa vi devo dire? Iscrivetevi al canale, no? Che cavolo. Ma che siamo già a 2000. Con ciò vi ringrazio e dai che arriviamo presto anche ai 3.000, ai 4.000, ai 5.000, ragazzi, dai, iscrivetevi, spettacolo Transfagarasan, cioè 10 volte meglio, ragazzi, se venite a Romania dovete farla questa strada. Traccia in descrizione. C'è. Ragazzi, a 20.000 iscritti mi prendo una casa qua in Romania. O Romania o Macedonia. No, Macedonia no, che non mi è piaciuta. O Romania o Bulgaria, decidete voi. Che anche la Bulgaria non è male, secondo me. Ok, sono entrato in quel di Abrud. E ci lasciamo alle spalle questa strada spettacolare, adesso vediamo un po' dove, in teoria dovremmo fare ancora una stradellina in mezzo ai monti. Ragazzi, oggi l'ho proprio azzeccata, strada davvero divertente, bella, sembra di stare un po' sulle nostre Alpi, ragazzi, che paeselli, che hanno quel tocco rumeno, però, cioè, meritano. E subito dopo il paesello, ragazzi, si riparte con queste strade magnifiche, ma che belle. Oh, attenzione.
facendo mi sembra di non aver incontrato ancora un motociclista su sta strada, che è davvero spettacolare, ragazzi. Cioè, una curva dopo l'altra, sono 200 km così, senza respiro. E ogni tanto c'è qualche paesello, però, cioè, ragazzi, venite a farla, per me è imperdibile sta strada. A me tante volte piace selezionare delle cose a caso sulla cartina, dico questa strada mi sembra molto, cioè, più tortuosa rispetto all'altra, quindi metto questa. E questo è un esempio, ogni tanto funziona, ogni tanto no. Stavolta ha funzionato, ragazzi. Cioè, oggi era una tappa che doveva essere di avvicinamento verso Budapest, che in cui arriverò domani, ma è stata una tappa di quelle, penso, più belle del viaggio, perché sicuramente meglio della Transfagara San di ieri, perché c'è traffico zero. Asfalto, devo dire, perfetto. Sì, ogni tanto c'è un po' di brecciolino, però, cioè, oggi sono contento e sono soddisfatto di me stesso, fiero di me stesso per aver scelto sta strada, che troverete in descrizione da qualche parte. Poi vi dirò a fine video dove trovare tutte le tracce. Rieccoci, ora non dovrebbe mancare molto all'albergo che ho prenotato stasera per oggi. In pratica qua ormai siamo scesi dai monti, dovrebbe aspettarci ancora una cinquantina di chilometri. Ma dovrebbero essere tutti in pianura, diciamo. Guardate qua,